Tanta emozione e una grande partecipazione anche quest'anno alla messa che nella notte di Natale è stata celebrata nella chiesa del centro di San Biagio della Fondazione MAIC. Qui la comunità che frequenta questo centro ha vissuto il Natale, la messa della notte che è stata particolarmente avvertita con una presenza di persone veramente notevole, oltre la misura consueta. Il segno appunto che qui intorno ai ragazzi con disabilità si crea una comunione, un clima di gioia, un clima di preghiera che ci fa scoprire la bellezza della fede, la gioia della fede, e ci fa scoprire che cos'è essenzialmente il Natale, la presenza di un Dio che si fa bambino, che si offre a noi con tenerezza e che viene appunto a darci il suo abbraccio e a chiamarci alla sequela. Ecco, cantare al Signore, esprimere la propria gioia è proprio dei ragazzi che frequentano questo centro, capaci di contagiare tanti giovani anche della nostra città. Un Natale dunque ricco di grazia e un bel segno di speranza per tutta la realtà della Chiesa, per tutta la realtà della nostra città. È decisamente sempre una gioia venire qui alle celebrazioni qui alla MAIC. Si percepisce un amore che circonda chiunque entri e si sente nel profondo, sicuramente. Adesso che comunque studio anche fuori Pistoia e sono a Padova, spesso anche in momenti magari di tristezza per la lontananza ricordo i momenti che ho passato qua, la forza che c'è nel vedere che comunque si è sempre insieme agli altri, i legami che si creano sono qualcosa di profondo che non può spezzarsi semplicemente per una distanza. E è qualcosa che rimane sia con i ragazzi, che ogni volta che li rincontriamo sono sempre gioiosi di rivedersi e mostrano quanto appunto nel piccolo, con un sorriso, con dei piccoli gesti, si possa trasmettere la gioia, e siamo proprio anche legati da tutta l'esperienza che facciamo con appunto anche la chiesa, i percorsi insieme che sono durante tutto l'anno. Poi al mare nel soggiorno estivo c'è proprio, diciamo, l'apice di tutto ciò, perché viviamo 15 giorni veramente in sintonia con tutti gli aspetti collegati.